e benvenute in un altro mio video. Come avrete letto senz'altro dal titolo, anche oggi si tratta di un Osimè Bag. So che ve ne sto portando tanti nel mio canale, però le borse rimangono sempre quegli accessori che a me regalano le persone che mi conoscono, le persone a me più vicine, più care. E quindi, come potete comunque notare, i brand che io vi faccio vedere sono dei brand non cari, ma economici. Sì, posso avere qualche borsa Louis Vuitton, una borsa Gucci, però in linea di massima, sono tante, ma delle borse accessibili veramente a tutti, soprattutto quella che vi farò vedere oggi. Ma prima di iniziare, vi voglio ricordare, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale, di lasciare qualche like e commentare e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ed essere avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video. Ma iniziamo subito. Allora, ho cambiato gli occhiali e niente, vi faccio vedere la borsa, magari dopo cambio leggermente inquadratura, vi faccio vedere la borsa nel dettaglio. La metalleria è argentata, la tracolla è una tracolla a spalla, non rimane lunga, come potete vedere. Arriva qua nel fianco, però dopo vi farò vedere all'interno che eventualmente per chi fosse interessata al modello ma non ama una tracolla così corta, vi faccio vedere la modifica che è fattibilissima per avere la borsa a bandoliera, quindi messa ad incrocio. Io adesso cerco di cambiare l'inquadratura per vedere, di farvi vedere nel dettaglio quando procediamo con il mio ennesimo Osimè Bag. Ecco qua, ho cambiato inquadratura. Vi faccio vedere velocemente come si apre. Allora, qua ha due pulsantini laterali, la borsa si apre così. È inutile dirvi che è morbidissima, quindi valore aggiunto perché, come vi ho detto più volte, io amo le borse non strutturate. Vi avverto di già, all'interno c'è il caos completo perché stamattina ho cambiato, già la seconda giornata che utilizzo questa borsa, stamattina l'ho cambiata velocissima e ho buttato tutto dentro alla rinfusa. Noterete che in questo Osimè Bag ci sono delle cose nuove, diciamo delle piccole novità, perché ho ricevuto altri piccoli pensierini, qualcuno da mia figlia, altri dai miei figli, di una linea particolare di dovrebbe essere legami. Allora, procediamo. La prima cosa che mi esce proprio dalla borsa è praticamente fra un po' cade. È la mia tinta, che poi non è una tinta, avrete senz'altro già visto il video. E comunque si chiama Liquid Lipstick e il colore è Mood for Love. Avrete senz'altro già visto la combo che vi ho fatto vedere per volumizzare le labbra, e quello che indosso oggi nel video è questo qui. Poi la mia solita pochettina che non mi ha mai annoiato, mai stancato, con sempre le cose elettroniche all'interno, quindi non vi faccio durare il video un'eternità, anche perché ormai potete dirmi a memoria quello che c'è all'interno di questa pochettina. La mia solita bustina che mi salva dagli acquisti veloci, tipo una piccola spesa, o comunque se mi trovo in giro e faccio qualche piccolo acquisto, lo posso sempre mettere all'interno di questa pochettina di Primark. Poi, ultimamente troverete anche l'ombrello, perché qua non so da voi, ma qua il tempo non è una meraviglia. Oggi è la prima giornata, diciamo, di tregua, infatti ho ripreso la moto e quindi il mio ombrello, questo dovrebbe essere un ombrello vecchio di H&M. Poi fazzolettini.
la mia solita agenda piccola di Moleskine, il volumizzante che appunto vi avevo fatto il video con la combo sempre di Nabla. Un pannetto per gli occhiali buttato nella borsa, il mio profumo sempre di equivalenza Creed, la mascherina l'ho buttata velocemente in borsa, uno scontrino, il mio portafoglio. Sempre quello Secret, il portacellulare dove all'interno non ho il telefonino col quale sto adesso registrando, ma ho il mio vecchio iPhone 6 Plus. E qua devo sostituire la foto e una cover che ho acquistato da H&M. Si può togliere, cioè si deve togliere questa parte, adesso non riesco, questa foto finta che c'è tipo Polaroid dietro e devo inserire una foto, ce l'ho già pronta e mi sono dimenticata di sostituirla. Purtroppo non l'ho trovata per il mio telefono che diciamo nuovo che sto adoperando, però l'ho voluta prendere per questo perché non so voi, ma queste cover così trasparenti nel giro di poco tempo diventano marroncine e quindi speriamo che questa non lo diventi perché è simpatica e tra l'altro non sto più cambiando cover, mi piace tenere una cover fissa nel telefonino. È proprio vero che perlomeno io vado a periodi un po' su tutto, eh? Allora, adesso vi faccio vedere le tre cose nuove che ho. Allora, la prima è questa, l'azienda dovrebbe essere Legami, sì, è in ecopelle, quindi spero che mi duri, con tutte le costellazioni, diciamo, tutti i segni zodiacali, io sono del Sagittario, e Sagittario, eccolo qua. E sono in fissa da un po' con le cose che riguardano le costellazioni, l'astrologia, anche da ragazzina, non è che fossi fissata in maniera maniacale, però prendevo, mi ricordo, una rivista che non so se c'è ancora, Astra, e una volta al mese, aveva l'uscita di una volta al mese e mi piaceva leggere, diciamo, qualcosa sul mio segno zodiacale. Mi sto rifissando con l'astrologia e vi farò magari un video apposito se vi può interessare con delle cose inerenti agli astri, ai segni zodiacali. Quindi per quanto riguarda i tarocchi, per quanto riguarda un manuale appunto sempre riguardante i tarocchi, un'agenda particolarissima del 2021 che mi sono presa sempre con le costellazioni. E niente, se vi può interessare questo video come tipologia, fatemelo sapere che mi posso, insomma, mi farebbe piacere anche, mi divertirei a registrarlo, non è niente di che, però insomma. Se vi fa piacere lo faccio più che volentieri. Allora, questo non so se nasce come portabigliettini, io lo sto usando come portabigliettini. Questi sono i miei bigliettini da visita, ne ho messi solo 5 all'interno e niente. Quindi questo è il primo. Il secondo è un portaocchiali, sempre della stessa linea. Quindi sempre di Legami. All'interno buttato, adesso non ci sono gli occhiali perché li ho indosso, c'è questo orecchino da mettere nella parte alta dell'orecchio, l'ho tolto perché stavo morendo di dolore con la mascherina, questo, quindi l'ho levato e per non perderlo l'ho messo all'interno. All'interno rimane vellutata. E quindi sto alternando adesso questo con quello che mi ha regalato Daniela del canale Ella Fashion. Quando
Li ho anche utilizzati ieri entrambi, quindi ho utilizzato il suo per gli occhiali da vista e questo per quelli che diciamo indosso dorati. Poi ho delle cicche buttate così in borsa, il mio solito specchietto, questo delle principesse. Non riesco a capire. Le stelle non si muovono più. Non so se è il freddo, però non so cosa sia successo allo specchietto. Non lo so, fatemi sapere se qualcuna di voi ce l'ha. Vedo che le stelle rimangono bloccate. Non posso aver perso il liquido perché sarebbe bagnato tutto lo specchietto. Una cosa strana. Si è come solidificata la parte che c'è all'interno. Vabbè, a me capitano tutte le cose strane, se non le non so strane non le vogliamo. Vedrò quello di mia figlia, ce l'ha uguale a me. Poi ho sempre le mie solite salviettine per pulire gli occhiali e un'altra new entry sempre di legami. Allora, questo nasce senz'altro come portacuffiette, però avendo io le cuffie della Apple, quindi le AirPods, l'ho voluto prendere poiché il mio portafoglio, questo qui, non ha il portamonete. Qualcuna sotto uno dei miei video mi ha chiesto se si potevano mettere anche gli spiccioli. In questo modello preciso che ho io, no. Però ne fanno uno che ha praticamente una parte dove si possono inserire, non mi ricordo come è fatto, forse al portacarte di credito è anche un vano che fuoriesce dove inserire magari delle monete. Ovviamente non si possono mettere tanti spiccioli, però qualcosina si può mettere. E poi fanno anche quello col doppio vano, quindi con due scocche in alluminio. Comunque, se visitate o andate in un negozio fisico che rivende appunto questo marchio, oppure anche su internet, senz'altro vedrete le diverse possibilità. Quindi, non avendo io il portamonete in quel portafoglio, mi piaceva tanto anche questo, lo sapevano e quindi i miei figli mi hanno regalato. Adesso c'è anche una banconota, però ci sono le monete. Ok, la borsa è vuota, l'interno è foderato con questa fodera nera in cotone, penso che sia cotone. Qua c'è il marchio di Zara e c'è la tasca dove io all'interno avevo il telefono col quale adesso sto registrando. L'unica pecca di questa borsa è che non ha delle cerniere. Quindi, anche riempiendola tanto come la riempio io, bisogna, diciamo, stare attenti e magari utilizzare più pochette per contenere le cose piccoline, come per esempio la tinta, il profumo, lo specchietto, perché comunque sia, si possono perdere, perché poi questo va a chiudersi in questa maniera. Allora, vi volevo far vedere la tracolla. La tracolla si può anche togliere e quindi voi potete acquistare una catena anche più lunga e togliere questo, modificarlo, insomma, una cosa banale e farla più lunga. Oppure direttamente la levate, ne comprate una nuova e la inserite sempre con questo dispositivo qua a T che va a bloccarsi all'interno. Niente, sotto non ha né piedini né niente. Ripeto, è morbidissima. Cambio l'inquadratura e così ci possiamo salutare. Cioè, prima vi faccio vedere l'outfit e poi ci salutiamo.
Prima di salutarvi, ho preferito già farvi vedere l'outfit mio di oggi. Questa è la borsa, l'ho già riempita. Questa è una mia camicia, di forse 4-5 anni fa, non ricordo, di, Bershka, con tutti i topolini, Mickey Mouse. Ho un jeans che mi ingrossa, ma a me piace tantissimo, e tra l'altro è morbidissimo e confortevole. Da Zara simili si possono trovare, io questi li ho acquistati l'anno scorso. E sono dei jeans grigi, quindi acquistati sempre da Zara, sì, con le tasche anteriori, la cerniera e il bottone. Ho voluto mettere questa cintura per stringermi un po' perché l'elastico, diciamo, è morbido. Aspettate che mi sto sistemando perché le scarpe sono queste di le All Star, le mie solite grigie. Gli accessori sono i soliti, con la New Entry, il bracciale, quello di Save Maria, che adesso in mezzo a tutti questi non si vede, e i miei soliti due bracciali, quelli con le piastrine nuovi. Niente, ricambio l'inquadratura, così ci salutiamo. Eccomi qua, il video, diciamo, è terminato. Spero, di esservi stata utile, per un eventuale vostro acquisto. Si può trovare nel sito e nelle due varianti di colore. L'altro giorno, mi ero recata da Zara per ordinare una borsa che veniva veramente poco, non mi ricordo se 19,99 o 29,99, vi metto qua la foto. È una borsa che momentaneamente non è più reperibile, però se diventasse reperibile mi piacerebbe acquistarla perché è una shopper in panno grigia che si può personalizzare, mi sembra al costo di 3 euro con le proprie lettere o con ciò che si vuole, ecco, con le lettere che uno preferisce, ma non era più disponibile. Niente, io spero di non annoiarvi sempre con questi what's in my bag. Se fosse così, fatemelo sapere in maniera tale da farvi vedere le borse che mi vengono regalate o che eventualmente posso acquistare in altra maniera in un video haul senza più propinarvi in continuazione gli what's in my bag. Niente, ci vediamo prestissimo a un prossimo video. Ciao a tutte!